L'ultima volta è successo più di 20 anni fa e parliamo dello svuotamento del lago di Giacopiane nel comune di Borzonasca. Insieme all'acqua è stato necessario trasferire anche tutti i pesci, un'operazione tutt'altro che semplice. Pietro Adami. Così non lo si vedeva da anni. L'ultima volta nel 1999, quando l'invaso era stato svuotato completamente. Lago di Giacopiane, comune di Borzonasca, alle spalle di Chiavari e Lavagna. Questi cartelli segnano la quota dal livello del mare, lo vedete, siamo a 1200 metri, qui in genere l'acqua arriva attorno ai 1000 metri e adesso l'invaso è praticamente completamente vuoto. L'impatto è scenografico, i 4 milioni di metri cubi d'acqua che lungo lo scivolo installato ad hoc confluiscono nell'invaso più a valle, il Pian Sapeio. Un travaso necessario per la manutenzione del bacino, gestito da Tirreno Power, produce energia idroelettrica per circa 15.000 famiglie. Nella fattispecie, in questa occasione, dobbiamo andare a intervenire su un organo di scarico, ovvero la paratoia di monte dello scarico di fondo, che ha qualche problema di tenuta. Il costo qualche centinaio di migliaia di euro. Le operazioni sono iniziate a metà giugno. L'acqua scorre prima chiara, poi, man mano che il lago si svuota, sempre più limacciosa. Lungo il canale traslocano anche migliaia di pesci, carpe, trote, tinche, persici reali. Non è un passaggio indolore, in qualche maniera anche normale, capite che c'è un grosso dislivello, però lo scivolo è stato fatto con tutte le cure del caso per garantire le massime superfici, diciamo, di scivolamento ai pesci e quindi sicuramente buona parte dei pesci arriva in ottime condizioni. Sono una quarantina i volontari che aiutano il passaggio dei pesci, la fauna ittica che attira migliaia di pescatori ogni anno. E noi ci lavoreremo per riportare i pesci su nell'invaso in primavera, perché giustamente qua i lavori saranno più o meno di 3 mesi, quindi andremo incontro al freddo e non si può di sicuro spostare i pesci. E poi dobbiamo dare tempo all'invaso di portarsi al massimo livello per poter rimettere i pesci. Quindi lo faremo in primavera e cercheremo di catturarle con delle reti, con qualcosa per poter portare su. A mezzogiorno lo svuotamento è completo, mentre si mettono in salvo gli ultimi pesci. Stiamo reinvasando il lago per poter recuperare gli ultimi esemplari di fauna ittica che sono rimasti intrappolati nel fango. Ora la manutenzione per almeno 2 o 3 mesi. Intanto anche le rondini che hanno fatto il nido sulla diga salutano una giornata decisamente più.